Buongiorno a tutti da Tiziana Manipasta. Allora, oggi voglio farvi vedere come faccio io i peperoni panati, ma non i peperoni quelli grossi, quelli là a cornaletto dico io, questi qua. La differenza però sapete qual è? Che questi sono piccanti, almeno spero che siano talmente piccanti, Davide, che proprio per il mio palato proprio, guardate, non vedo l'ora di assaggiarli. Allora, voi potete fare quelli dolci, io li faccio piccanti, quindi chi adora il peperoncino piccante, peperone, lo trova in questa maniera, in questa forma, lo può fare tranquillamente, altrimenti fate quelli dolci. Vi faccio vedere un peperone come lo taglio, in modo che... Allora, togliete il picciolo, naturalmente io se cadono i semi, che faccio se cadono i semi? Questa è la parte bianca, la dovete togliere, questo. Se cadono i semi, io questi me li pianto, vado a seminarli, guardate, questi vado e li metto nella terra e poi nasceranno i peperoncini. Io sempre così faccio, tutti gli anni. Mi compro le piantine perché adoro avere tutti i tipi di peperoncini nel mio balcone e poi ce n'ho di tutti i tipi. L'altro giorno, per esempio, ne ho preso uno a cornaletto piccolo piccolo, ma bianchi, bianchi e arancioni. No, adoro, adoro. Allora, ecco. Questo dovete fare, tanto ve ne faccio vedere uno solo. Vedete, guardate, guardate quanti semi, guardate, questi vanno tutti piantati. Devo vedere quanto sono amari comunque. Comunque, anche se sono piccanti, vanno bene. Ecco qua. Vedete? Io adesso me li vado a tagliare tutti come ho tagliato questi. E comunque, qualche semino lo potete anche lasciare se volete. E sapete perché? L'amaro, il piccante, sta proprio nel seme. Se voi volete, li togliete, altrimenti lasciate qualcuno. Comunque, l'ho assaggiato appena appena, sono piccanti. Wow! Allora, guardate qua, il resto degli ingredienti. Sono contenta di questa ricetta, non penso che si veda. Allora, qua abbiamo della farina zero, non c'è peso. Ho messo un paio di uova, poi se occorre ne metterò delle altre. E del pane rattato. L'ho detto alla paesana maniera mia a San Pietrano. Allora, e nel pane grattugiato, sale e pepe. Ora sbattiamo le uova, mettiamo un po' di sale, un po' di pepe, sbattiamo un altro poco con la forchetta. Naturalmente, se volete il pepe non lo mettete, è facoltativo, a me piace e lo metto. Prendiamo il peperoncino, la metà di peperoncino, lo passiamo nella farina. Ora lo passiamo nell'uovo e ora nel pan grattato. Pan grattato, mi raccomando, tutto deve andare da tutte le parti. Io vi faccio vedere uno e poi gli altri, naturalmente, come faccio sempre, e li faccio da sola, se no poi il video è troppo lungo. Eccolo qua. Vedete? Adesso io mi vado a fare lo stesso lavoro con tutti quanti. Ed eccoli qua, pronti. Adesso andiamo sulla nostra cucina a friggerli. Come vedete, ho messo l'olio, è arrivato a temperatura. Adesso andiamo a mettere i nostri peperoncini e andiamo a friggerli. Quando si dorano, si doreranno da un lato, li giriamo dall'altro. Ok, adesso possiamo girarli, vedete? Oh, che spettacolo! Guardate che spettacolo, mamma mia! Quindi prendiamo i nostri peperoni, lasciamo colare l'olio in eccesso e li mettiamo su carta assorbente, tutti quanti. Ora mettiamo gli altri, tutti quanti, tanto si sono quasi finiti, guardate, non ce ne stanno più. E poi ci vediamo dopo perché dobbiamo fare l'assaggio. Sono soddisfatta e felice. Voi sapete, per me oggi questa ricetta è il massimo, il top dei top. Perché adoro il peperoncino. Sta facendo un caldo, però io devo assaggiare il peperoncino anche se fa caldo. E poi questo bicchiere di vino. Questo vino me l'ha regalato, ci tengo a dirlo veramente col cuore, è una nostra iscritta. Si chiama Maria ed è di Salice, Salice Salentino. Maria, lo sai, io ci tengo tanto e questo è un grandissimo pensiero. Mi aveva preso anche uno spumante. Quello l'ho già bevuto, soltanto che ho messo soltanto questo. Però io veramente ti ringrazio di cuore per il gesto che hai avuto. Grazie. Facciamo l'assaggio fatidico e non vedo l'ora.
come vedete io mi sono lasciato uno crudo perché io adoro proprio quando scricchia proprio, come, non so come, quel croccante, mamma, vabbè, lasciamo stare. Allora, proprio prendiamoli alla paesana maniera, come dico io. Mamma. Davide. Buon. Allora, non solo perché sono piccanti, ma se li fate dolci, voi dovete vedere questa panatura sul peperoncino, sul peperone. No, vabbè. Sono felice. Allora, questi sono piccanti, ma non tanto, per il mio gusto, naturalmente. Poi non so tu, Davide. Lo sai. Davide chiede a me quanto sono piccanti. No, li puoi mangiare, dico io. Ma perché io li mangio molto, molto di più. Alla salute di tutti voi, alla salute di Maria, alla salute di tutto il mondo. Grazie a tutti. E con questo io chiudo questa bella ricetta, veramente orgogliosa di averla presentata, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Manipasta.